Ciao bimbi belli del mio cuore, come state stamattina? Io sto bene e sono qua con voi anche oggi per fare il calendario, per salutarvi. E poi ieri sera stavo pensando un po' a voi, ai vostri abbracci che mi mancano tantissimo e stavo guardando le foto di quest'anno e mi sono chiesta, ma i miei bambini si ricorderanno ancora le regole della nostra scuola? Che poi vanno benissimo anche a casa. Vediamo un po' se ve le ricordate. Ecco la prima regola, quella alla quale teniamo di più, essere gentili gli uni con gli altri. Ascoltare la maestra o la mamma, il papà o gli amici, insomma, chi sta parlando? Giocare con attenzione, senza rischiare di farsi male. Qui a casa mia questa regola è difficile da far rispettare. E tenere la classe o la cameretta, la sala dove giocate, in ordine. Le regole. Bene, anche a casa mi raccomando, sono solo quattro. Adesso facciamo la data di oggi. La data di oggi è facilissima perché oggi inizia un nuovo mese. Dobbiamo dare il benvenuto al mese di aprile. Quindi, se inizia un nuovo mese, oggi non potrà che essere il numero 1. Bravissimi! E io voglio iniziare il mese con un cuore. Un po' storto. Oggi è il numero 1. Ieri era martedì, quindi oggi che giorno sarà? Mercoledì, quindi oggi è mercoledì 1 aprile. Il tempo qui a Campomorto, com'è gioia? Nuvoloso, vero? Nuvoloso. E allora bimbi, io disegno sulla mia lavagnetta due nuvole. Vi saluto. E vi lascio con la maestra Timi. Ciao bimbi, ciao Timi. Grazie maestra Elena, buongiorno bimbi, come state? Oggi faremo un po' di inglese. Ho pensato di proporvi tre giochi. Uno, due, tre. Il primo gioco sarà molto simile a quello che avete fatto ieri con la maestra Elena, il gioco delle classificazioni. Ripasseremo un po' le stagioni, sia in inglese che in italiano, e cercheremo di abbinare correttamente i vari elementi delle stagioni. Il secondo gioco sarà il gioco che voi amate tantissimo. Hit the Fly. Sì, esattamente quello acchiappa la mosca, dove facciamo la gara di chi trova prima l'immagine corretta. Esatto. Per il terzo gioco che vorrei proporvi, avremo bisogno di io del mio udito da maestra, perché dovrò sentirvi proprio fino a qua, fino a casa mia, e voi avrete bisogno di due mani forti perché dovrete battere le mani. Come? Ogni volta che sentirete una parola in inglese che vi ricordi un po' spring, la primavera, dovrete battere le mani due volte, così. E io sarò qua ad ascoltare. Occhio, eh? Before to start to play, we can repeat together the following words. Snowflake, snowman, mushroom, leaf, pumpkin, watermelon, ice cream, ladybug, flower, bee, butterfly, sun, frog, sorting game. As you know, the seasons are four. We know spring, summer, autumn, and winter. Let's start with winter.
One of the symbols of winter is the snowflake. The other one can be a snowman. What about autumn? What is it? Let me see. Okay, the leaf, the pumpkin, and a mushroom. Excellent. The summer. In summer, we eat the ice cream, delicious, and the juicy watermelon. Very good. And now the symbols of spring. Where's the flower? Flower. The flower. Okay, leave it here. Ladybug. The ladybug. Okay. Good. The frog. The frog. Good. The green frog. Butterfly. Butterfly. A wonderful butterfly. Okay. The butterfly. The bee. Yes. Where's the bee? The bee, do you remember the bee? And the last one is the sun. And a warm sun. Okay. Hit the correct card with your hand or with a fly swatter. Let's go. Ladybug. Mushroom. Frog. Okay. Ice cream, butterfly, that's the flower, butterfly, okay, flower, that smells good, very good, watermelon, watermelon, okay, snowman, where's the snowman, the pumpkin, okay, what else, the sun. The sun. Okay. Good. Okay, children. The last game. If you hear a spring word, clap your hands twice. Let's start. The flower. The mushroom. Good. The leaf. The snowflake. Snowflake. The butterfly. Okay. The watermelon. The pumpkin. The snowman. The bee. The frog. The ladybug. The sun. Last one, the ice cream. Very good job.